Ciao, questa ricetta è di Luisa Bertolino. Vi metto il suo blog in descrizione ed anche in alto. Io ho cambiato soltanto un tipo di farina, quindi invece della manitoba ho messo una farina di cereali che ho in casa e devo consumare, altrimenti potete usare anche la 1 se volete. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti. Direttamente nella ciotola della planetaria metto un po' di acqua, ci verso dentro i licoli che avevo rinfrescato all'incirca 3 o 4 ore fa, l'ho lasciato a temperatura ambiente. Nella ricetta di Luisa c'è la pasta madre, 100 g di pasta madre, io però avevo i licoli da usare e quindi l'ho rinfrescato e userò i licoli. Bene, piano piano metto il resto degli ingredienti. Invece dello zucchero io metto il malto. Visto che ce l'ho, lo uso. Un cucchiaino scarso, eh. Ok, sciolgo ancora. Aggiungo la farina, questa è la farina di 10 cereali, però se non ve la trovate, io perché sto cercando di usare tutte le farine che ho in casa, potete mettere un altro tipo di farina e gli altri 2,50 la zero. Certo, con la manitoba mi sarebbe lievitato un pochino di più questo pancarré. Però lo preferisco così. Ok, ho messo il latte, ora l'olio. L'olio ci vorrebbe, cioè ci vorrebbe, io ho messo metà e metà perché ho il mio olio di casa, però troppo forte, quindi ho messo un po' di semi di girasole e un po' meno della metà della dose di olio d'oliva. Ho messo altra acqua, il sale lo metto dopo, il resto dell'acqua la inserisco come al solito piano piano così mi regolo anche della consistenza dell'impasto, eh. Ma è precisa la dose di Luisa, è soltanto cambiando farina magari può variare un pochino, eh. Ho messo anche il sale, anche se non si è visto. Ok, niente, ora quando l'impasto è pronto, appena che lo pirlo un pochino, faccio una sorta di piega così e lo metto direttamente in ciotola a lievitare. Ho preparato la ciotola oliata. Sì, nella ricetta non dice nemmeno di fare pieghe, io adesso ho fatto questa cosa così perché mi ero dimenticato l'abitudine, la forza dell'abitudine di fare le pieghe in ciotola. E quindi vado a mettere l'impasto a lievitare, lo terrò a temperatura ambiente così cercherò di fare questo pancarré in giornata, ora è mattino. Quindi lo copro con la pellicola e lo lascio a temperatura ambiente. Il tempo che ci vuole per raddoppiare, quindi 4-5 ore, quello che ci vuole. Eccolo qua, sono passate 4 ore, presto a poco perché fa molto caldo, è cresciuto tantissimo. Ho preparato il contenitore che è da 25 per 11 per questo impasto. Ora lo giro, giro l'impasto sul piano di lavoro. Lo allargo e cerco di mantenere la misura, del contenitore. Ok. La ricetta dice di stenderlo proprio con il matterello, se volete. Io ho fatto con le mani perché ho visto che è molto morbido, forse la farina che ho messo, la farina di 10 cereali. Però se volete fate con il matterello, come dice Luisa. Ok, e adesso lo piego, lo arrotolo praticamente.
Lo appiccico bene con le mani, così, in questo modo. Vedete, è morbidissimo questo mio. Sì, perché la farina che ho messo agli 10 cereali c'è anche la segale, il farro, quindi l'impasto rimane morbido, quindi non preoccupatevi. Se usate un altro tipo di farina vi verrà sicuramente diverso. Ok. E insomma, un po' sortino, però ecco, lo metto dentro allo stampo. E questo ora deve lievitare, deve arrivare al bordo, anche uscire leggermente. L'ho coperto con la pellicola e lo lascio di nuovo lievitare. A dopo. Una volta arrivato fino al bordo, il forno caldo a 180 per all'incirca 45 minuti, però regolatevi. Io l'ho tirato fuori un po' prima perché non mi piace troppo scuro. Mi sembra che forse il mio forno dovevo aumentare un pochino la temperatura e poi abbassare per farlo alzare un pochino di più perché non ha avuto molta spinta da quello che vedo rispetto a quello di Luisa. Però il risultato è ottimo, vedete, è molto bello e poi è profumatissimo con questo tipo di farina che ho messo. Ringrazio Luisa per la ricetta, vi invito naturalmente a visitare il suo blog, La Magica Cucina di Luisa, la sua pagina. E se volete condividete questo video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici, ciao a tutti.